Carissimi amici, bentrovati. Siamo giunti alla quarta domenica del tempo di Quaresima, la domenica in cui ci viene proposta la parabola del figlio il prodigo, così come si dice, o forse del padre misericordioso. Una parabola che ci parla di fraternità e di figliolanza. Forse è proprio questo il punto centrale di questa domenica. Non c'è una figliolanza perdonata, non c'è una paternità amorevole se prima non c'è la fratellanza. Questo figlio, il minore, che chiede tutto quello che gli è dovuto per poi andare via e sperperarlo con le prostitute e con i suoi vizi, poi ad un certo punto viene accolto a casa da un padre amorevole. Ma è la figura del fratello maggiore quella che è più emblematica, colui che guarda da lontano, ascolta i suoni della festa, ma non si avvicina a quel fratello. Forse per essere davvero la domenica della gioia dobbiamo imparare di nuovo a sentirci fratelli, ad accogliere gli sbagli dell'altro, ad essere pronti a ridonare una nuova possibilità a chi ha ferito la nostra vita. Ecco allora che la Domenica della Gioia assume dei connotati particolari nel momento in cui diventiamo fratelli autentici, nel momento in cui ci sentiamo anche noi perdonati. È questo quello che in questo periodo di Quaresima stiamo sperimentando, una riconciliazione con il Padre e con i fratelli. E allora fraternità e figliolanza vanno di pari passo. Non vediamo semplicemente quello che ha fatto il figlio che si è convertito, il figlio minore, ma guardiamo innanzitutto a quello che noi possiamo fare, accogliere l'altro, accoglierlo così com'è e donare una nuova possibilità. Tutto questo ci permetterà di sentirci ancora una volta fratelli di Gesù Cristo, fratelli tra di noi, figli dello stesso Padre, amanti della vita. Ritorniamo a colui che ci ha donato tutto, perché lui possa ancora una volta darci la possibilità di fare un passo verso i fratelli, di fare un passo verso chi ha sbagliato. Buona continuazione di Quaresima e il Signore ci dia la sua pace e la sua gioia. Il Padre fu mandato a noi suo figlio.